una grande eredità che diventa sfida per chi oggi la raccoglierà. E azione e amore che si muove così di cuore in cuore, ha cambiato anche una nazione. Mani tese a prendere pane da raggiungere, dalla storia in poi proseguiamo noi. Noi, fuori d'ogni tempo, noi abitiamo il mondo, noi, noi futuro presente, siamo fiume e sorgente. Noi, fuori d'ogni tempo, noi, operai di un sogno, noi, con sì tra le dita, artigiani della vita, noi. Concentrate su questo compleanno meraviglioso della nostra associazione, questi 150 anni. Durante questa giornata abbiamo preparato una serie di attività, tutte incentrate sull'azione cattolica, per fare memoria del passato, conoscere il presente e soprattutto proiettarci verso il futuro, non solo dell'associazione a livello nazionale, ma soprattutto della nostra associazione diocesana. Carissimi amici, abbiamo appreso davvero con grande gioia la notizia dei festeggiamenti che avete approntato per il 150esimo dell'associazione. Nell'impossibilità di essere insieme con voi a partecipare a queste importanti e apprezzabili iniziative, vogliamo comunque farci presenti con un saluto, un augurio e un ringraziamento. Siamo innanzitutto lietissimi che il 6 scorso una piazza del comune di Castrovillari sia stata intitolata Vittorio Bachelet. Questa scelta rappresenta per noi un importante riconoscimento e una notizia davvero bella, perché sta ad indicare come l'azione cattolica attraverso i suoi testimoni sappia essere forza presente e viva in ambito non solo ecclesiale ma anche civile, divenendo tessuto connettivo e fermento di dialogo, sempre in spirito di servizio e con forte senso di gratuità. Infine, è indispensabile avvertire la necessità di essere proiettati nel futuro, sentendo forte dentro di voi la responsabilità di gettare il seme buono del Vangelo nella vita del mondo, cercando senza timore il dialogo e costruendo alleanze con tutti coloro che, come voi, desiderano la pace, la giustizia, la fraternità. Ecco, sì, c'è l'animatrice del progetto Costruire Speranza, che non poteva non chiamarsi Vita, Vita Gaetani. Regionale della Caritas Calabria ha ideato il progetto Costruire Speranza, l'agire pastorale delle chiese di Calabria, buone pratiche di giustizia e legalità.
ha chiesto la collaborazione di Caritas Italiana e del progetto Policoro. Il progetto è stato promosso dalla CEC, dalla Conferenza Episcopale Calabra, e sostenuto dalla CEI, la Conferenza Episcopale Italiana. Qualche anno da sacerdote, ma di un'amicizia con l'Azione Cattolica, di forse più anni sicuramente del sacerdozio. Mi ricordo che il primo campo scuola a cui abbiamo partecipato noi seminaristi c'era Angela ed Enrico, ci sono trovati pure vicini in questo momento. Angela ed Enrico come assistente del settore giovani. Al campo c'era come assistente Don Giovanni, c'era anche Don Luzio che si è preparato in quei due anni, un anno e mezzo, ad essere il futuro assistente del settore giovani. È stato un anno abbastanza bello perché noi seminaristi io facevo i primi anni del seminario maggiore, quindi erano i primi anni più intensi del mio cammino di preparazione. Noi siamo stati invitati a partecipare insieme con loro e a fare una sorta di aiuti animatori insieme con loro. La domanda che mi ponevo alla fine di quel percorso, alla fine di quel momento, è: ma quasi quasi questi qui ci credono più di noi al Vangelo, quasi quasi questi qui, intendendo non loro ma anche gli stessi giovani e giovanissimi, davvero si impegnano a costruire un mondo migliore, davvero si impegnano in modo serio ad essere in chiesa. L'Azione Cattolica della nostra diocesi ha le gambe per sostenere il cammino della chiesa locale, e non solo per sostenere il cammino della chiesa locale, ma sostenere il cammino della chiesa in genere, perché non siamo soli a camminare, ma siamo accompagnati dalla premura della Chiesa nei nostri confronti. Diciamo che il primo contatto tra quella che poi diventerà l'Azione Cattolica italiana e questa nostra diocesi avviene con Monsignor Donito. Il professor Donato Venditti, nel suo discorso per la chiusura della solenne accademia tenuta in Cassano Jonio il 9 novembre 1900, in occasione delle feste giubilari di Monsignor Antonio Maria Bonito, intitolato L'azione sociale di Monsignor Bonito, si fa portavoce del popolo e, citando tra gli altri Giuseppe Toniolo, spiega l'armonia che corre tra Monsignor Bonito e il povero popolo, così grande e così soave. Monsignor Bonito, scrive il professor Venditti, si legò in amicizia con i campioni del movimento cattolico per ricevere luce e splendore. Fu legato per amicizia al professor Giuseppe Toniolo, col quale condivideva il motto «Unitevi nel nome santo e augusto di Gesù Cristo». Nella cronaca diocesana del collettivo di Monsignor Giuseppe Roletta del 1914 leggiamo: Cassano, circolo cattolico di San Giuseppe. Il 6 del decorso gennaio, ricorrendo il secondo anniversario di fondazione del circolo, venne riunita l'Assemblea Generale dei Soci, numero 114. Da questo scritto possiamo affermare che l'Azione Cattolica della diocesi di Cassano Jonio nasce il 6 gennaio del 1914. Voglio dire innanzitutto che io sono stata nominata Presidente di Università dell'Azione Cattolica dal Vescovo Andrea Ungione il 1 gennaio del 1999, e ho svolto questo compito fino al 2008 per 9 anni, un triennio in più di quello che prevede lo statuto, per motivi. Sei stata troppo brava. Devo dire da subito che sono stati anni in cui si è lavorato con molto impegno e senza di responsabilità, tant'è che il numero degli iscritti è rimasto sempre elevato, e questo perché ho avuto anche dei collaboratori eccellenti, alcuni sono presenti,
per gratitudine ancora, lo voglio nominare, Dino Pizzelli, Giuliana Stabile e Teresa Romero. Sono stata veramente privata. In che cosa, qual è l'esperienza che io ho vissuto in questo periodo? Di una azione cattolica esclusivamente, potrei dire, parrocchiale, che esercita la sua attività all'interno della parrocchia, che è dedita completamente alla realizzazione di quelli che sono i piani pastorali del vescovo, che poi alle parrocchie va davanti dai parroci. E anche abbiamo vissuto momenti di formazione che erano però di tipo catechetico esclusivo e venivano fatti dai parroci, ma è stata anche un'esperienza bellissima per un altro aspetto, per il fatto che con questi giovani con i quali ci siamo trovati insieme, probabilmente, pur non essendo grande l'Auropoli, probabilmente ci saremmo incrociati nel corso della nostra esistenza, invece noi abbiamo vissuto una relazionalità molto molto importante che dura ancora oggi. Sono orgogliosa che è stata pensata anche la mia piccola testimonianza, perché mi rendo conto che abbiamo fatto il passato recente dell'associazione, abbiamo dato vita al movimento lavoratori. Come è nata l'idea del progetto Umani di Speranza? Secondo me il progetto Umani di Speranza è nato da un progetto di Dio. Perché? Perché col senno di poi, pensandoci, è stata proprio la provvidenza che ha fatto incrociare tante piccole coincidenze a livello nazionale, diocesano, parrocchiale. Era il 2013 e ci trovavamo con Angela a Roma ad un convegno formativo per educatori, perché l'allora presidente Mariella Globbiaco voleva investire sulla nostra formazione. Io ero per l'ACR, Angela era come dice i giovani, e Angela diceva: ah, ma hai sentito parlare del blanco, mi piacerebbe che nascesse il giorno, che cos'è, che cosa non è, ah bella questa cosa, però così giusto se ne sentiva parlare. Nello stesso periodo Monsignor Galantino investiva pure nella nostra formazione, aveva fatto fare un corso di progettazione sociale. L'avevamo fatto, c'eravamo entusiasmati, però dovevamo passare un po' ai fatti. A livello parrocchiale eravamo la parrocchia, secondo me allora, quella considerata a livello diocesano quella più scarrupata. Sant'Agostino, perché? Perché centro storico, perché ci sono tante problematiche, alcune brutture, diciamo, sia a livello estetico, perché non c'era proprio la cultura della tutela del territorio, dell'ambiente, sia perché c'è sfiducia, c'è tanta povertà. Allora, guardando i giovani, là passavano a personale pure, che cosa facciamo noi per il bene comune, per la diocesi, per la parrocchia? Al che Don Francesco dice: partecipiamo a questo progetto dell'Azione Cattolica, del Movimento Lavoratori e di progettazione sociale. Presentiamo un progetto di giardinaggio rivolto a giovani disoccupati. Scrivi il progetto, stava per scadere. Scriviamo il progetto. Cioè, non con tanta convinzione, perché a livello nazionale, figurati se diciamo noi, dopo un po' arriva la notizia, secondi classificati, la parrocchia più sgarrupata, diciamo, abbiamo vinto. Ci mettiamo all'opera, ci siamo entusiasmati. Abbiamo conosciuto il movimento lavoratori, al che poi è nato pure il movimento. Però perché è nato? Perché in un contesto di sfiducia, di delusione, in cui i giovani, i coetanei se ne vanno, non rimane nessuno. Cioè dobbiamo reagire, dobbiamo gettare seme buono, come spesso diciamo. E per usare anche un termine caro al nostro vescovo, dobbiamo essere generativi, dobbiamo attivare processi che cambiano anche un po' la mentalità, perché siamo troppo chiusi a volte nelle nostre chiese. Quindi il movimento lavoratori, che poi è nato di lì a poco, vuole essere proprio l'espressione missionaria, vuole uscire fuori alle chiese, testimoniare il Vangelo,
a dire anche ai giovani, a portare la speranza, perché Gesù è la speranza. Non lasciarti mordere il cuore, diceva Buschner, non dobbiamo lasciarci mordere il cuore, perché il nostro sogno non è quello di fare una chiesa grande, però nel piccolo, di lanciare piccoli semi, di fare qualcosa di buono, di costruire. Andiamo. Azione cattolica. Sai chi sono stati i padri fondatori? No. Parlaci tu, Giovanni. Sì, però male, non ti arrabbiare, che abbiamo una certa età. Tu, pensa per te. Cari ragazzi, siamo stati noi due a dare vita all'Azione cattolica. Alla società della gioventù cattolica italiana. Nel lontano 1867. Noi sì, che Giovanni Pazzi, noi giovani di oggi. Ricordi, Giovanni, che tempi brutti erano quelli. La chiesa era tutta chiusa, ti gestivano tutto loro e i laici tutta nessuno. Noi eravamo noi e poi noi abbiamo aperto le porte della chiesa ai laici. Ma ti ricordi quella sera, Mario, passeggiando per le vie di Bologna? Pensavamo al nostro mondo, ideone, preghiera, azione e sacrificio. Non potevamo pensare di te. Quanti tempi sono passati e quanti laici si sono uniti alle Azioni cattoliche. Come cambiano i tempi. E i giovani soprattutto. E sono passate, ma i problemi c'erano prima, ci sono oggi. A proposito dei passati, mi sa che sei fattore di colmare questa epoca. Non mi piace. No, ti dirò, a me piace, sta interessante. Grazie per tutte le informazioni. Ma ti rendi conto di che abbiamo appena incontrato? Parlare con i fondatori dell'Azione cattolica in carne e ossa, che emozione! Scusate, sbaglio, ho sentito parlare di Acima. Lei conosce l'Acima? Certo, la conosco benissimo. Allora non crederà mai a quello che ci è appena capitato. Abbiamo incontrato pani e acquarelli. Ah, davvero? Sapete una cosa? Vi credo. Oggi tutto è possibile. Ma lei che è? Come conosce l'Acima? Io sono Gianna, piacere di conoscervi. Ah, la CIP, l'Azione cattolica per me è stata importantissima. Io ho trascorso gli anni più belli della mia vita nella gioventù femminile di Azione cattolica e inoltre mi ha riunito il cuore di amore verso il prossimo. Io ero una dottoressa e amavo tantissimo il mio mestiere. Ma quindi per lei la C è molto importante? Non importante, importantissima. Mi ha guidato nella mia scelta, mi ha accompagnato nel corso di tutta la mia vita, nella giovinezza, nel mio mestiere, con la mia famiglia, fino al giorno in cui ho dato la mia vita per salvare quella di mia figlia. Ma lei è Santa Gianna Beretta Molla! Ragazzi, adesso è molto tardi, devo andare. No, prego, si prendi un attimo. Vorrei fare un'ultima domanda. Dove ho trovato il coraggio per questa scelta molto importante? Beh, non fu facile, ma l'amore per un figlio ti fa fare scelte coraggiose. Inoltre, il Signore mi ha aiutato tantissimo. Io pregavo tanto e Lui che mi ha segnato la strada e mi ha dato la possibilità di fare alcune scelte coraggiose. La preghiera, ragazze, mi raccomando, pregate e sorridete sempre. Ora devo andare. Thank you.
Mamma mia, non ce la farò mai, è troppo difficile. Spero di saperci qualcosa prima dell'interrogazione di domani. Non so se potete essermi proprio d'aiuto, ma sto cercando di studiare per un'importantissima interrogazione di domani su un certo Vittorio Bacheletti. Vittorio Bacheletti? Calma, calma, sono il mio nome. Dovrebbe sapere chi sono io comunque. Non proprio, ma sto provando a capirlo. Se siete così importanti allora me lo spiega lei. Bene, allora sono nata a Roma il 20 febbraio del 1926. Sono stato un importante giurista, un politico italiano. Sono stato anche professore all'università a Roma, all'importantissima Sapienza. E inoltre sono stato dirigente nazionale dell'Azione Cattolica. Oltre a essere padre di famiglia e aver completato i miei studi immediatamente ed essere entrato velocemente nel mondo della politica, vorrei soffermarmi di più a parlare dell'Azione Cattolica. Sapete cos'è l'Azione Cattolica e qual è la realtà di questo importantissimo movimento? Io sono stato per due anni per due mandati dirigente nazionale dell'Azione Cattolica. E prima ancora sono stato vicepresidente nominato da Papa Giovanni XXIII e Papa Paolo VI. Inoltre sono stati promotore di un importantissimo concilio, rivoluzione della Chiesa. Cosa ti ha spinto a fare questo concilio? Questo concilio, sempre indicato dai due papi, mi spingeva a cambiare la vita della Chiesa di quell'epoca, perché come sappiamo la Chiesa era molto legata alla politica, quindi il mio compito era quello di separare questi due enti e inoltre di avvicinare i laici alla Chiesa e creare una corrispondenza. Meglio simpatico a tutti? Non ero simpatico a tutti, per esempio non ero simpatico alle Brigate Rosse, anche se comunque sono stato promotore di un sacco di idee, di un sacco di movimenti. Fui assassinato il 12 febbraio del 1980 nella sede della Sapienza dalle Brigate Rosse. Comunque prima ho sentito che non conoscete l'Azione Cattolica, non sapete cos'è questo movimento. In poche parole, l'Azione Cattolica è un movimento che cambia la vita di molti ragazzi, anzi direi di tutti i ragazzi che fanno parte di questo movimento. E come l'ha cambiato a me, lo cambierà di sicuro a voi, quindi vi spinga a provare questa nuova cosa. Inoltre sapete che quest'anno ricorrono anche i 150 anni dell'Azione Cattolica, perché esattamente 150 anni fa Fani a Quaderni nel 1867 fondarono questo bellissimo e magnifico movimento. Per questo vi invito a partecipare, perché cambierà le vostre vite sicurissimamente. Va bene, ci vediamo. Thank you.
niente e nessuno. Carissima Azione Cattolica, 150 anni ci sono stati perché uomini e donne hanno creduto nella risurrezione, hanno testimoniato la risurrezione e con la vita e con le parole hanno raccontato che essere cristiani è la più bella avventura che può veramente accadere nella vita di ogni persona, perché il cristianesimo è futuro, il cristianesimo è orizzonte di senso, il cristianesimo è memoria, è incontro, è presenza nel presente, apertura al futuro. Il primo augurio che posso fare all'Azione Cattolica dopo 150 anni è che possiate sempre essere quella bella associazione di testimonianza che Cristo è veramente risorto. Qualcosa di speciale, un universo tutto da scoprire. Il futuro adesso è qui tra di noi, ma nel profondo c'è di più. C'è di più, c'è di più nel calore di un abbraccio, nel donare un sorriso a chi mi accanto. C'è qualcuno come te, come noi, stando insieme c'è. C'è di più, in queste mani, in questo cuore c'è il soffio dell'amore. C'è di più, c'è di più. Diventiamo grandi insieme, diamo luce a questo mondo. Penso che il bello sta nel vivere il presente, ogni momento con il cuore e con la mente. E quando tutto sembra andare più giù, ricorda meno, per meno fa più. C'è di più, c'è di più. In queste mani, in questo cuore c'è il soffio dell'amore. C'è di più, c'è di più. Diventiamo grandi insieme, diamo luce a questo mondo. C'è di più in queste mani, c'è di più in questo cuore. C'è di più nel donare che nel prendere e lasciare. C'è di più in un sorriso, c'è di più nella C. C'è la gioia di vivere e c'è ancora di più. Riuscire in pochi minuti per non annoiarvi, vista l'ora, a dire cosa fa l'Azione Cattolica della nostra diocesi non è semplice, perché non facciamo poco, ogni tanto anzi ci guardiamo e diciamo forse facciamo anche troppo. No, scherzo. Innanzitutto cerchiamo di portare il Vangelo nelle nostre comunità parrocchiali, quindi questo è il nostro primo obiettivo, come del resto fa tutta l'Azione Cattolica nazionale. Proviamo quindi attraverso le nostre vite ad essere buoni testimoni del Vangelo. Ci occupiamo, come ben sapete, della formazione della vita dell'uomo, che parte dai ragazzi, dai bambini, dai piccolissimi, parliamo della CR, si occupa della formazione dei nostri giovanissimi e dei giovani e della formazione degli adulti, e oggi è uscito anche il nostro nuovo termine da qualche anno, anche degli adultissimi. E quindi è un percorso completo che ha inizio con la vita stessa e termina con la vita stessa. Questa è la bellezza, la cosa più bella che fa l'Azione Cattolica, che accompagna la vita dell'uomo. Grazie, grazie per questo invito. Per me è bello essere qui, diciamo, il nostro vescovo prima, senza raccontarvi mille link che mi collegano alla nostra chiesa, ma questo ve lo racconto, sono figlio di questa chiesa, perché è qui che ho ricevuto il battesimo.
nel santuario di Santa Maria delle Armi. Questo vuol dire che quando vengo qui mi sento a casa, davvero. Come dicevo sul disegno, qui credo alcuni tra i legami più belli che mi dona l'Azione Cattolica. E questa orazio continua nel dire grazie per questi 150 anni. Stamattina ho sentito il messaggio del nostro presidente nazionale, Matteo Truffelli, che vi saluta e vi abbraccia insieme a Monsignor Sigismondi, che è il vescovo assistente generale dell'Azione Cattolica. Porto il loro saluto e mi diceva: stiamo facendo su e giù per l'Italia, però è bello questo esercizio che ci porta a rendere grazie. E questo è un esercizio spirituale, la gratitudine. Ed è una storia, questi 150 anni, sono una storia di cui siamo eredi e custodi. Siamo eredi perché conoscere i passi che hai fatto ti permette di sapere chi sei. Però, diceva Matteo Truffelli, l'ultimo numero di Segno, ci sentiamo figli di questa vicenda perché le apparteniamo. Infatti siamo custodi, questa storia non ci appartiene, non è nostra. Ne abbiamo cura per la Chiesa, ne abbiamo cura per il territorio, per la nostra città. Ne abbiamo cura perché, siccome non è nostra, qualcuno ce l'ha trasmessa, come vedevo prima nella bellissima mostra che ci avete proposto. Allora noi dobbiamo averne cura anche per chi verrà dopo di noi. Dobbiamo costruire comunità belle, accoglienti, dobbiamo costruire associazioni, dobbiamo costruire gruppi giovani, adulti, eccetera, che siano palestra di Chiesa, anche per chi verrà dopo di noi. È un dono da condividere ed un dono da moltiplicare, con uno stile però, con questo stile vogliamo vivere 150 anni, quello dei discepoli missionari, che è un tratto che ci indica Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, al numero 24. È uno stile importante, noi non siamo degli animati. I corridoi umanitari sono un'opportunità che viene data a coloro che vivono nei campi profughi. Questa opportunità per farli arrivare in modo legale in quei paesi dove vengono dati loro i propri diritti. Sono vie sicure per evitare le tragedie in mare, vie legali, come dicevo prima, per arrivare in Italia e in Europa. I corridoi umanitari hanno due obiettivi primari, quello di evitare gli sbarchi clandestini e quello di e tolgono così la possibilità a quelle organizzazioni che commerciano sulla vita di questi uomini. Prima di parlare della C di Morano è giusto parlare di quello, l'esperienza che ha coinvolto l'intera comunità di Morano Calabro della parrocchia Santa Maria Maddalena. Non abbiamo scelto l'accoglienza, ci ha trovato in un periodo di emergenza, ci è stato chiesto di accogliere 10 minori non accompagnati della Nigeria. Abbiamo accettato e ci siamo buttati in questa esperienza senza sapere bene dove stavo andando. E sono stati 6 mesi belli, 6 mesi ricchi, dove attraverso i loro occhi e attraverso i loro sorrisi abbiamo riscoperto le cose belle della vita, le cose piccole della vita che sono belle, ma poi sono essenziali. Sono stati 6 mesi dove un'intera comunità parrocchiale è cresciuta. Sono stati 6 mesi dove proprio alcuni soci, molti soci dell'Azione Cattolica, sono stati impegnati in primo luogo. Dopo questa esperienza ci siamo chiesti più volte se bisognava accantonare questa esperienza o bisognava continuare. Ce lo siamo chiesti più volte perché l'esperienza passata ci aveva lasciato tante ferite. E proprio guardando a quelle ferite ci siamo detti che bisognava continuare, bisognava andare avanti su questa strada e abbiamo detto di sì
al corridoio umanitario, perché abbiamo deciso proprio di farlo con la Chiesa, perché siamo cristiani, siamo Azione Cattolica e dobbiamo operare nella Chiesa. Thank you.
carissimo, sono qui per ringraziare, per ringraziare tutti voi che avete avuto la pazienza di stare qui per una lunga giornata. E cosa dire? Certo, avevo preparato un discorsetto, però eviterò davvero. Lo potrete scaricare sul sito. Sì. Allora, per noi nell'ordinarietà, ecco, qualche concetto lo voglio esprimere, altrimenti ci ho lavorato un po'. Nell'ordinarietà gli appuntamenti a tema che si avvicendano sono sempre momenti di comunione fraterna e rinfrancano l'anima. Quello che dico lo dico perché lo sento. L'appuntamento di oggi, penso, è stato vissuto da tutti con un'intensità diversa e ritengo possiamo essere tutti soddisfatti dopo tanto impegno profuso. Siamo felici davvero di aver vissuto questa grande e bella giornata insieme. Cosa aggiungere? Una frase di Papa Francesco. Dice, nella mistica di vivere insieme e pregare insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po' caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, nel servizio gli uni verso gli altri, nessuno escluso, a prescindere anche dal colore della propria pelle, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio, ci ritroviamo noi, con la nostra presenza, nel mondo, insieme alla gente, fra la gente. Questo è lo spirito che ci deve, dopo aver sentito tutti questi discorsi, questi messaggi che sono venuti dai settori, dai grandi, dagli adulti, dal Vescovo, dal nostro consigliere nazionale, da tutti gli esponenti dei vari settori. Io credo che questo sia l'augurio, quello di continuare secondo questa, su questa strada, su quella tracciata da Papa Francesco, ma specialmente dai nostri padri fondatori, da tutti quei personaggi che hanno tracciato la storia dell'Azione Cattolica piena di valori, no? Quei valori che ci portano appunto a far sì che il Vangelo possiamo portarlo nel mondo, tra la gente. E allora io, siccome ho detto all'inizio che questi bambini devono avere anche il loro spazio, io devo fare loro delle domande. Vi piace l'Azione Cattolica? Sì. Sì. Ma tu come ti chiami? Emma. E tu? Pure. Pure Emma? Emma Bis. E vi fanno giocare in Azione Cattolica gli educatori? Sì, sì. Volete bene a Gesù? Sì, sì. Davvero? Sì, sì. Parteciperete al Crest quest'estate? Sì, sì. E vi divertirete, immagino, vero? Allora, questi sono il nostro futuro. Io... Il sì. Io... Come rappresentante dei più anziani passo. Continua a dire. Noi più anziani passiamo. Lasciamo il testimone a loro. Sì. Devono portare avanti quella che è la scuola dell'Azione Cattolica, è scuola di vita. Viva sempre l'Azione Cattolica. Buonasera a tutti. Ecco il nostro sì. L'Azione Cattolica fa memoria di 150 anni di storia e questa memoria non vuole essere un guardarsi indietro, non vuole essere un celebrare fine a se stesso, ma è una storia che ci rilancia verso l'alto, che ci spinge a guardare avanti e ci spinge a dire alle nostre comunità che è bello camminare insieme, è bello camminare con i nostri pastori, è bello camminare con tutti gli amici delle altre aggregazioni ecclesiali e movimenti che rendono bella la nostra Chiesa. Questo cammino comune che nasce da questa storia che va avanti da oltre un secolo, è un cammino che si fa profezia per il nostro tempo, in cui continuiamo
a mettere insieme generazioni diverse, parrocchie diverse, in un cammino fondato sulla parola a servizio della Chiesa locale. Dopo i bambini è difficile sempre comunicare. Perché io sono convinto che dalla bocca dei bambini c'è sempre la verità. Vi chiedo, e capisco che siete molto stanchi, vi chiedo possibilmente un supplemento di ciò che noi chiamiamo anima. Perché ho da dirvi alcune cose che stanno qui, che stanno dentro il mio cuore. Ho ascoltato ripetutamente la parola grazie. Io come vescovo sento invece dire a voi grazie, sia perché ci siete, sia perché in questo tempo, in questo territorio, in questa chiesa locale ci mettete la faccia. E quindi io vi dico grazie. Ma non è un grazie solo umano, perché forse abbiamo capito che questi 150 anni sono 150 anni di grazia. E se io dovessi offrire a tutti una chiave di lettura dei 150 anni di storia della C, dell'Azione Cattolica, non posso non ripetere ancora una volta quelle tre parole bellissime che chiudono il romanzo di Giorgio Bernanò, Diario di un curato di campagna. Le tre parole sono: tutto è grazia. Questa storia è una storia di grazia e noi vogliamo non soltanto custodire questa grazia, vogliamo lasciarci salvare da questa grazia, ma abbiamo la responsabilità di fare sì che questa grazia continui da oggi nei prossimi anni. Qui, altrove, in Italia, nel mondo. Grazie, figlia di una storia di grazia. Ho ascoltato veramente cose belle, cose verissime, cose positive. Ho ascoltato veramente la bellezza, perché lì dove c'è la grazia c'è sempre comunque la bellezza. Un uomo, una donna, un panorama è bello quando ci comunica la grazia, altrimenti quella bellezza lascia il tempo che trova. 150 anni di grazia e di bellezza. Questa, a mio avviso, è la storia dell'Azione Cattolica. Stiamo facendo in tutta la Chiesa, e sono contento che l'abbiamo fatto anche alla nostra diocesi, stiamo facendo, non, attenzione, un ricordo, cioè un ridare corpo, perché se dividete la parola ricordo, viene ridare cuore, cioè ridare cuore. Ma noi stiamo facendo un esercizio dello spirito ancora più importante. Stiamo facendo memoria, perché diventi memoriale, perché non c'è futuro senza memoria, ma senza quella memoria che diventa memoriale, cioè riattualizzazione di questi 150 anni di storia. Consentitemi allora, come vostro vescovo, come vostro pastore, consentitemi di affidarvi per il presente, aperti al futuro,
alcune parole che mi piace chiamarle le parole del vocabolario dell'Azione Cattolica del terzo millennio. Prima parola: vita interiore. Fratelli e sorelle, amici e amiche, per cortesia, noi dobbiamo curare di più la nostra vita interiore, che, attenzione, è altra dalla vita spirituale, come dirò tra poco. La vita interiore consiste nella conoscenza di se stessi. Se noi non ci conosciamo, facciamo sempre delle situazioni che non vanno, o facciamo sempre degli altri un cane espiatorio. Dobbiamo tutelare, curare la vita interiore. Uso un'altra espressione più semplice: dobbiamo curare il nostro io, che non è il nostro narcisismo, ma per io intendo quello che tu sei, la tua storia, fatta di passato, fatto di presente, fatto delle persone che ti hanno aiutato a crescere e anche delle persone che ti hanno fatto male. Un grande mistico del Medioevo, si chiamava Meister Eckhart, diceva che senza la conoscenza di se stessi non si va né all'altro né all'alterità assoluta, cioè Dio. Allora dico a tutti gli amici credenti dell'Azione Cattolica: il primo esercizio per essere un'azione cattolica degna delle sfide del terzo millennio, dobbiamo partire dalla cura della nostra vita interiore. Seconda parola forte: dobbiamo cercare di curare anche la nostra vita spirituale. O l'azione cattolica è mistica, o l'azione cattolica è contemplativa, o l'azione cattolica rischia di adeguarsi al pensiero unico, alla omologazione del nostro tempo, e rischia di non marcare la differenza. Non c'è futuro per un cristianesimo che non sia mistico. Karl Rahner, gesuita straordinario, uno dei più grandi teologi del Novecento, diceva: o il cristianesimo del Novecento sarà mistico o non sarà. Cioè, l'azione cattolica è chiamata ad essere contemplativa. Cioè, per usare un'espressione molto cara a colui a cui devo molto della mia vita, Don De Nobello, perché sono stato un po' di anni con lui, Don De Nobello diceva: dobbiamo essere innamorati di Gesù. Noi dobbiamo perdere la testa per Gesù. E se non abbiamo perso, se non perdiamo la testa per Gesù, noi non la facciamo perdere agli altri. E se noi perdiamo la testa per Gesù, allora per l'Azione Cattolica c'è un futuro bellissimo, c'è un futuro fecondo, c'è un futuro veramente straordinario. Terza parola: la parola Vangelo. L'Azione Cattolica deve essere impregnata, deve essere plasmata, deve essere un'azione cattolica nutrita e fatta Vangelo. Questo ce lo chiede anche oggi, in questo tempo, il Magistero di Papa Francesco, il quale sta facendo operazioni più semplici. Io mi meraviglio quando lo contesto. Papa Francesco sta facendo una cosa semplice: il Vangelo e Gesù al centro. Per questo Papa Francesco si è dato il nome di Francesco. Sibi nome posuit Franciscus, per un semplice motivo: perché quel grande folle di Francesco d'Assisi
disse il Vangelo senza anacquario, il Vangelo nudo, crudo, per quello che il Vangelo è. E dottor Dopello aggiunge: oggi viviamo il tempo in cui abbiamo fatto il Vangelo delle interpretazioni negando il Vangelo in quanto tale. Una storia cattolica fatta Vangelo, nutrita di Vangelo. Quarta parola, vado velocissimamente. Quarta parola. Azione cattolica, per favore recuperiamo la storia, recuperiamo il mondo. Dio ha tanto amato il mondo da darci e da mandarci suo figlio. Il mondo non è il luogo da cui dobbiamo fuggire, il mondo è il luogo in cui noi dobbiamo giocarci la vita. E qui mi permetto di suggerire quella bellissima lettera del primo secolo della cristianità, la lettera ad Ogneto. L'azione cattolica sta al mondo come l'anima sta nel mondo. Sia che tu stia a Cosenza, sia che tu stia a Rocca Imperiale, a Cassano, dovunque tu stia, devi essere l'anima del corpo. Il corpo è la storia, il corpo è il territorio, tu sei l'anima. Vita interiore, vita spirituale, Vangelo, mondo. Ma perché è importante questa declinazione? Perché l'azione cattolica deve recuperare, attenzione a quello che sto per dire, l'azione cattolica deve recuperare la dimensione popolare della Chiesa. La dimensione popolare della Chiesa. Perché il rischio di ogni associazione è la sindrome narcisistica compulsiva, sono un po' difficile, l'autoreferenzialità e l'egolatria. L'azione cattolica deve essere invece Chiesa di popolo, e l'altra grande lezione del Magistero di Papa Francesco, che poi altro non è che quella stupenda affermazione di Chiesa della Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Cos'è la Chiesa? La Chiesa è il popolo di Dio. Essere Chiesa di popolo. E cosa significa per l'azione cattolica essere Chiesa di popolo? L'azione cattolica deve essere un'associazione tutta missionaria, tutta. L'azione cattolica deve essere dinamica, estroversa, missionaria. Devo ripetere? Dinamica, estroversa, missionaria. Dove, superando la contrapposizione laici-presbiteri, recuperiamo la sinfonia dei carismi, perché, come dice il versetto 7 del capitolo 12 della Prima Lettera ai Corinzi, lo facciamo da donne a lui che studia greco, ecasto to didotai to pneuma proston siuncaro. A ciascuno è data una manifestazione dello Spirito, perché dobbiamo costruire. E quando i carismi sono divisivi, per favore, a chi è divisivo diciamo: grazie del tuo aiuto, quella porta, ci rivediamo quando diventi un uomo di comunione, perché i carismi sono per la comunione, sono per la costruzione. E ha fatto molto bene Nicola a dire: stiamo attenti laici,
Oggi c'è una sorta di cosa, caro Don Gianni. I presbiteri si recizzano e i laici si clericalizzano. Io questa cosa non mi rassegno a questa operazione, che è un'operazione diabolica. Per cortesia, si laica, si laico, odori di mondo, odori di mondo, il mondo dentro la chiesa del mondo, come diceva Don Roberto, Giuda Zanocini. C'è una navata che è questa, ma c'è poi un'altra navata che dobbiamo attraversare, la navata del mondo, ha una liturgica e la strada, la piazza. L'azione cattolica deve saltare l'aula liturgica e la piazza. L'azione cattolica deve saltare la liturgia e la strada. Vi invito ad avere una triplice fedeltà. Triplice fedeltà. La prima, fedeltà al Vangelo. La seconda, fedeltà al Concilio Vaticano II. Terza, fedeltà, fedeltà alla Costituzione. Non come monk, ma come cittadinanza. Triplice fedeltà: Vangelo, Vaticano II e il e la Costituzione. Perché tutto questo? Perché noi dobbiamo capire una volta per sempre che Gesù non ha predicato né se stesso né la Chiesa, ma ha predicato il Regno di Dio. L'azione cattolica, allora, tutta Chiesa popolare del popolo, ma per il Regno di Dio. Perché la Chiesa non è il Regno di Dio, la Chiesa vive in funzione del Regno di Dio. E mi raccomando, io vi auguro di poter, come azione cattolica, soffrire le cose di Dio e soffrire le cose degli uomini. La bellissima espressione segue Don Tonino: pati divina, pati umana. Chiudo invitandovi ad avere due ali, a non rinunciare ai due piedi e a non rinunciare alle due mani. Mi spiego. Due ali. Un'ala deve chiamarsi profezia, una seconda ala deve chiamarsi passione. Abbiate sempre capacità profetica, carissima azione cattolica, abbiate sempre una disponibilità ad entusiasmarvi, passione, ma anche a soffrire per l'azione cattolica. Se ci credete, dovete essere disponibili a soffrire per l'azione cattolica. Quando è il momento di soffrire? Profezia e passione sono le due ali. Vi invito ad avere nelle due mani due cose importanti. In una mano fate sempre così, accarezzate. Una mano, accarezzate, accarezzate. Abbiamo tutti bisogno di una carezza. Accarezzate con una mano. E quando accarezzate, la gente che ha una carezza dall'azione cattolica non rinuncerà mai alla speranza. Allora abbiate in una mano la carezza della speranza, nell'altra mano abbiate sempre la capacità di graffiare. E quando graffiate,
quel graffio, sapete che nome gli dovete dare a quel graffio? Il nome della indignazione. Noi dobbiamo indignarci nella chiesa e fuori dalla chiesa quando facciamo schifo, quando c'è lo schifo, quando c'è la sporcizia. Dobbiamo graffiare, dobbiamo avere l'indignazione. E una mano la carezza che dice speranza, l'altra mano il graffio che dice indignazione. Due mani, due piedi, quindi due ali, due mani, due piedi. Due piedi dove dobbiamo far camminare due grandi valori. Con un piede dobbiamo far camminare la verità, con l'altro piede dobbiamo far camminare la libertà. Oggi siamo a rischio di libertà, perché oggi viviamo il tempo della post-verità. Non c'è libertà senza verità. Evangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 32. La verità vi fa liberi. Non so se sono venuto a dirvi ciò che il mio cuore di vescovo, che crede all'Azione Cattolica, che esige sempre di più come il buon papà l'Azione Cattolica, che dice all'Azione Cattolica, mi raccomando, osate, osate, osate. E se sbaglierete perché osate, il vostro pastore, il vostro vescovo vi abbraccerà. Ma se sbagliate perché non osate, vi spezzerò le gambe. Sbagliate perché state osando, perché state avendo coraggio, perché avete audacia. Ma se non sbagliate perché preferite il caldo della sacrestia, il pettegolezzo dell'aula di catechismo dove dovete parlare male di Tizio di Caio Sempronio, e non aprite le porte delle aule di catechismo, della sacrestia, della chiesa, se voi mi dite oggi, ancora oggi, qual è secondo te, Don Francesco, il segno liturgico più importante di questa cattedrale, non ho dubbi nello scandalizzarvi, è la porta, perché la porta unisce ciò che sta fuori e ciò che sta dentro. E ragione Papa Francesco quando ci dice a Firenze, io voglio più una chiesa accidentata che una chiesa che si ammala perché è chiusa e respira sempre quell'aria chiusa, quell'aria puzzolente, scusate l'espressione molto icastica ma vera. E allora Azione Cattolica, io vi ho ascoltato veramente tanto e stasera vado a casa con molta gioia e con molta fiducia, perché ho capito che l'Azione Cattolica della diocesi di Cassano Ionio può sognare. Allora sogniamo, sogniamo in grande, ma come diceva il grande del Camere, i sogni di una sola persona sono meri sogni, sono soltanto dei sogni. I sogni condivisi diventano realtà. Allora Azione Cattolica, condividiamo con tutta la Chiesa diocesana i sogni, i sogni, indicando l'orizzonte, indicando l'obiettivo, andando oltre. Un augurio all'Azione Cattolica, un augurio semplice. Auguri Azione Cattolica italiana, auguri Azione Cattolica diocesana, e l'augurio ve lo esprimo con un aggettivo e un sostantivo. Azione Cattolica di Cassano Ionio, buon cammino. Camminiamo insieme e insieme camminiamo, e se camminiamo insieme, senz'altro il Signore benedirà questa Azione Cattolica di Cassano Ionio. Auguri a tutti.